risolto diverse serate, un po' di Michele, aspetta, Rosa, da dove vieni, Michele? Vengo da Iseo, lago di Iseo, beh, 3 ore, abito. Sono pensionato. Che cosa facevi prima? Lavoravo in banca. Non fai niente adesso? No, adesso faccio tante cose, ho un uliveto, produco olio, ho un orto, mi piace viaggiare, vado in Africa spesso. Come mai hai cambiato la propria vita e hai deciso di cambiare? Beh, perché dopo 40 anni in banca uno deve per forza cambiare. Non fai di rotto le scatole, per abbastanza. E questi sono i tuoi hobby? Il tuo hobby? Questo effettivamente l'ho comprato nel 2001 e appena hai visto ti sei innamorato. Mi sono innamorato, l'ho comprato e ci ho giocato tantissimo, mi sono divertito. Adesso l'anno scorso ho cambiato casa e faccio fatica a posizionarlo e mi dispiace perché è un bel oggetto da tenere in cantina, secondo me è un peccato. E hai deciso di portarlo a noi? Sì, perché sono contento. È un flipper. Potrebbe essere un bagatelle, o magari chiediamo un antesignano. Un antesignano. Sì, era un gioco di questo tipo qui, cioè un gioco a pallire con dei fori, con degli ostacoli, però di solito si giocava con delle piccole stecche, tipo le stecche da biliardo, no? Questo in realtà è proprio un antesignano di flipper, per cui c'è una la pallina viene spinta da un pistone a molla. Da un pistone a molla, è un vero concetto. Che cosa ci farai con il ricavato? Con il ricavato, se è un bel ricavato, io siccome sono un sub vorrei fare una vacanza sub con mia moglie. Ma che stai vuoi ragionare? Ma lei è cioè, tutta la regina della morte. È l'Univeto, è l'Africa, è il sub. La vita è la mia invidia è assoluta. Cioè, penso che tra un po' magari... Hai ragione. Però auguro che mi faccia qualche domanda. È bellissimo stare in pensione. Alessandro. Allora, l'oggetto si chiama Rainbow. Senza la debrio finale, perché evidentemente quella volta quando lo depositarono il nome Rainbow era già stato utilizzato da qualcun altro, no? La pubblicità diceva Riot Colors, cioè un tripudio di colori, ed era un po' questa la caratteristica, no? che lo distingue da altri. Siamo nel 1927, quindi il colore non era una cosa scontata, no? Quindi questo era distintivo, insomma, per rendere l'oggetto più accattivante, più moderno. Sì, più moderno, certo. E l'ha prodotto una ditta di Chicago, Illinois, la McKinney Sons, una ditta che poi è durata fino agli anni 60, ha prodotto oltre 60 modelli diversi tra di loro di questo tipo di giochi. È un oggetto raro, struttura in legno, tenuto piuttosto bene, accattivante, sono oggetti che devono un po' piacere, ma non mercato. Sì, ce l'hanno, certo. È un oggetto molto resistente, ecco, quindi il bello di questo, pur essendo un oggetto considerato antico, è che può essere giocato, come si dice, no? Ecco, guardare, non toccare, questo lo puoi proprio giocare. Punto di forza. Ma punto di forza direi a questo punto la gradevolezza complessiva, la dimensione che per questo tipo di cose è contenuta, e condizioni direi perfette. Allora facciamo la domanda che più ci interessa. Quanto vale? Allora guarda, ci siamo detti tutto, per cui la valutazione insomma è motivata da quello che ho detto prima, quindi condizioni giocabile, gradevole, piacevole, per cui secondo me vale 300 euro. Va bene, Michele, vogliamo fare una partita? Ma secondo me sarà più accattivante farla davanti a me. Va bene, volentieri. Michele, ci vediamo più tardi davanti a me. Grazie. Grazie a te, grazie, arrivederci. Ci vorresti giocare? E due diretti di fare. Due diretti. Magari potrei sfidare i mercanti giocandoci insieme. Potrebbe essere una strategia. Vediamo. Per che cosa cambiereste totalmente vita? Vivere guardando il mare. È una cosa che mi farebbe cambiare vita. Forse per amore cieco, quando diventa quell'amore esagerato, però... Stefano? Beh, anch'io stavo pensando attentamente. No, nel senso che se sono felice. Sono contento, soddisfatto. Roberta? Io per i miei figli, dovessero andare da un'altra parte e andare con loro. Sentiamo che cosa ne pensa Michele. Buonasera. Michele, ti presento i mercanti. Buonasera. Michele. Si intende cambiare vita? L'ho già cambiato. Ecco. Per che cosa? Per un uliveto sul lago di Iseo. Ah, che bello, molto bello il lago di Iseo. Ma scusi, e che faceva prima? Prima lavoravo in banca, però ho avuto la fortuna di poter stare a casa, quindi sono in pensione, coltivo l'orto, ho gli animali. Quindi lavora poi con aziende che distribuiscono l'olio? No,
numero di amici. Che bello, okay. Io ho 5 piante in terrazza, dici che posso farlo l'olio? Sì, l'anno prossimo facciamo insieme, allora, facciamo un giovento. 5.000 euro per una lattina d'olio di Roberta e basta. Beh, che chiaro. Ho paura Paolo quando mi chiami. Comunque scusi, io per esempio faccio l'olio, però con 30 alberi me ne esce niente. Cioè, non sei capace. 30 olivi buoni possono dare circa 100 litri d'olio. Ammazza. Salute. Me ne riesco a malapena 5. È negato, il tuo agronomo è negato. Nessuno ha capito Giano, Giano fa l'essenza di olio d'oliva, non fa l'olio d'oliva. Allora, si va a rotta. Certo. Ok, perfetto. Attenzione. Piano. State dando un'ansia. Occhio. Ah, ok. Perfetto. È troppo carino. Vuoi venire qui con me? Appena scopro l'oggetto, penso che meraviglia. Traccio le... ho paura, brava. Sono agitata. Ecco, perdute. L'emblema della mia... Gioca così, no? Lanci solo la pallina e vai a fare i punti. Dai, stava andando dentro treccino. No, hai perso un punto. Ma come funziona? Cioè, si ti tira poi? No. Scusate, io vedo Giano che sta tremendo. Sì, potete farlo venire qua? Sto sentendo male. Vieni, Giano, vieni qua, vieni. Sì, vieni, Giano, vieni. Non ce la faccio più. Un attacco di palle. Ho visto l'occhio. Non ti chiudi la pallina accanto. Lasciami la pallina e voglio vedere da qua. Da ricaricare. Bisogna ricaricare. Non è un flipper né un gioco interattivo, Paolo. Tiri la leva e va a venire qua. Il punteggio non ha grandi... Ottimo, 400. Carino. Allora, certo. grazie, tu sei soddisfatto. Trovo affascinante questo oggetto. Mi piacciono i legni, morbidi e pieni di patina. Ha un vissuto molto bello. Poi il gioco in sé può risultare noioso, magari per i tempi, per il mondo contemporaneo, ma io lo trovo carino. Andavo appoggiato sul bancone. Assolutamente sì. Io lo appoggiavo sul tavolo. Ho passato tante serate anche con mio figlio. Michele, ha un nome questo gioco? Potrebbe essere il Bagatello o l'antisegnano del flipper. Sì, sono le prime sperimentazioni. Le prime sperimentazioni. Molto bello, condizioni perfette, oggetto raffinato, con una vendibilità un po' più ridotta, diciamo, per lo spazio, però molto affascinante. Allora, io apro l'asta. 30 euro. 30 euro offerto da Giano. 100? 100 euro offerti da Stefano. 120. 120, Giano. 150. Stefano 150. 170. 170, Giano. 200. 200, Stefano. 220. 220, Giano. Non è molto affine, Giano, ai giochi, ma questo gioco gli piace molto perché è costruito in legno. Lui, essendo appassionato, gli piace l'oggetto che sia stato giocato, ma d'epoca. 250. 250, Stefano. 270. 270, già. 271. 272. 280. 281. 282. 290. 291. 292. 293. Mi chiede, accetti? Sì, simpaticissimo. Grazie. Come posso non aspettare? Poi ti do delle informazioni sull'olio, che non sono, su quale non hanno prezzo, consulenza. Grazie, Michele. Per 290 euro Giano si aggiudica il bagatelle di Michele. Grazie. Aggiudicato. Grazie, però ti ho stimato un po' di più, ma 300. Perfetto. Siamo là. Grazie. Arrivederci. Bellissimo gesto. Sono un po' dispiaciuto perché è stato con me 22 anni, ha fatto come affetto di vita, però sono contento che abbia comprato Giano perché mi è simpatico e è stata una bellissima esperienza. Michele è molto soddisfatto di come ha concluso l'affare con Giano. Potrà dire lo stesso Marco il prossimo video?